Benvenuti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo come sempre su Minecraft. Continueremo la nostra serie. Nell'ultimo episodio abbiamo fatto la piscina e l'arredamento. Vi faccio ricordare com'è. Allora, al di fuori è così e poi dentro è così. Qua c'è il tavolo da mangiare, qua c'è la cucina. Poi qua c'è la stanza mia da letto e qua c'è il bagno, cioè c'è le scale dove oggi ci lavoreremo qua dentro. Perché oggi, ragazzi, faremo il secondo piano della nostra casa. Aiuto, sarà molto impegnativo questa cosa perché faremo il secondo piano, ragazzi. Il secondo piano, secondo me, sarà molto impegnativo perché dovremo fare un sacco di cose. E incominciamo a prendere intanto le scale per fare la scala. Allora, io direi di farla sempre di scala di quarzo. Andiamo. E allora, prima no, no, perché se no non riesco a lavorare, ragazzi. Devo fare prima una colonna, un blocco al centro. Facciamo fino qua sopra. Così diventa anche più bello. Perfetto, così giriamo intorno a tutto. E facciamo così. Mi sembra molto bello. Ok, sì, va benissimo, tanto si sale comunque, poi qua altri due e poi si sale ancora, e però qua non si passa più perché poi dobbiamo anche togliere queste lampade, poi co così, come si mette già? Ragazzi, devo distruggere un attimo una roba perché qua è impossibile fare una roba. Allora, ok. Allora, dobbiamo prendere ancora sto legno perché, ok, e la cosa nera perché abbiamo distrutto tutto. C'è il cestruzzo che abbiamo fatto qua. Li mettiamo a posto. Se no, ok. E qua abbiamo già distrutto. Qua ovviamente il legno, ovviamente dobbiamo metterlo perché sennò diventa brutto. E qua c'è la scala, signori e signore. Allora. Ok, e qua. Però dobbiamo farla un pochino più alta, tipo fino qua. Ok, va bene, tipo così anche. Ovviamente togliamo pure qua i vetri. Ovviamente, e pure qua, mettiamo così. Dai, sta venendo bella, eh? Potete dire che non sta venendo bella. Ok. E poi qua si arriva, ovviamente, col legno qua. E ora, adesso chiudiamo tutto. Però dobbiamo fare così, perché sennò... Chiudiamo tutto in questo modo. Ovviamente facciamo una scala per il ritorno. Ok. E sta incominciando a prendere forma. Però dobbiamo fare sicuro così. Perfetto. Anche perché se no non si può passare. No, e infatti non si può passare come ragazzi ho detto io. Però dobbiamo farlo anche più alto. Bene. Tipo qua, no, anche un po' di più qua. Eh sì, fino qua. Fino qua va, direi che va abbastanza bene. Sì. Ah, va bene, raga, è troppo, anche troppo alto, quindi va bene lo stesso. Ok. Sta iniziando a prendere forma. Anche perché il tetto, se no, dobbiamo fare il tetto perché se no. Ok, l'ultimo lo facciamo così. E come potete vedere, qua ci sono le scale per scendere al piano di sotto. Perfetto, adesso ragazzi, la roba che dobbiamo fare è fare il piano di sopra, effettivamente. Andiamo, ok. Allora, da qua sì. Scende. Allora dobbiamo fare però il tettuccio. Cioè dobbiamo fare la superficie. Anche perché se no.
non possiamo fare la casa così. Direi che va bene. Va bene. Ok. Esserci proprio uno di spazio. Oh, scusate. Ok. Togliti, Madonna. Iniziano a rompermi. Sì, proprio uno di spazio. Perfetto. Però qua fino qua raga è un po' difficile, un po' difficile lo è, non lo nego. Togliti Chanel. Ok, allora la superficie io l'ho fatta per il secondo piano, solo l'unica cosa ragazzi è che non so cosa fare al secondo piano. Facciamo tipo il vabbè. Poi vedremo, intanto ce l'abbiamo il secondo piano. Tanto facciamo più alto questo muro. È un po' difficile. Togliti, oh Madonna mia. Ma perché mi sono preso sti pappagalli? Sta incominciando a piovere. No, a me non mi piacciono i video così. Devo prendere un letto e dormire. Non mi piacciono i video così. Anche perché non mi piace. No, finalmente piove comunque, ma almeno siamo al cielo. Ah, ha smesso pure di piovere. Ah, bene, bene. Fatto apposta per noi. Via. No, fastidio. Non so cosa c'entra, vabbè. Ah no, sì che c'entrava questo. Anzi no, non c'entrava, scusate. Devo fare il terzo piano. Cioè il terzo muro. Pa pa pa. Ok. Ok. C'è un ragno in piscina. Ci sono due ragni in piscina che si stanno facendo il bagno. Però la piscina non deve essere sporca. No, veramente non facciamo queste cavolate che poi voi vi arrabbiate. Ok, vediamo da fuori ora. Ah, figata, raga. Però è una figata assurda. È una di quelle figate assurde. Cioè, dai, non potete dire che è una figata. Cioè, po non potete dire che non è una figata. È bellissimo. È troppo bello. Ok, let's go. Ok, allora forse va bene così l'altezza. Sì, va bene così. Va bene assoluta. Però questo da quanto è, scusate? 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, e non va bene, dobbiamo farlo pure questo di 5, oddio mio. Noi siamo perfettini, ragazzi. Dobbiamo fare tutto perfetto, perché sennò noi andiamo di matto. È giusto. Ok, allora Kiko togliti da lì. Madonna, i miei pappagalli sono invadenti, che palle. No, scusate, però sono invadenti. Ok, va bene così. Ah, ce l'ho fatta. Vediamo. Ah, sì, adesso è proprio perfetto. Sì. È proprio perfetto adesso. Ora dobbiamo fare solamente il tetto che spiove. Spiove pure questo.
sapete, come quello sotto, che spiove un po'. Che parole, ragazzi, che spiove un po', wow. Le imparate solo con me, stesse parole. Ok. Aspettate che qua non mi piace. Così. Ok. Dai, l'ho fatto spiovente pure questo. Io direi che ci può anche stare. Oh, mamma mia, ragazzi, ma è una figata, ma una di quelle assurde sta roba. Ok, adesso dobbiamo fare il tetto. Ah, aiuto, la roba più brutta. Ok. Perfetto. Allora, ragazzi, scusate per il mio secondo di silenzio, ma ho fatto anche il tetto. Adesso abbiamo completamente due piani e adesso possiamo andare qua. Ok. Oh, adesso dobbiamo un po' illuminare perché non si vede minimamente niente. Come avevamo fatto col piano di sotto, ovviamente facciamo tutte il contorno delle pareti, che poi toglieremo perché tanto ah, qua sopra, qua sotto, ragazzi, dobbiamo fare qua sopra, ragazzi, dobbiamo fare la stanza dei miei genitori, praticamente una seconda casa per i miei genitori e i miei fratelli e tutti. Ok, ci siamo quasi. Ok, abbiamo pure qui illumina. Cosa mi vuoi? Oddio, ok. Allora, abbiamo anche qui illuminato tutto quanto. E qua c'è la prima stanza per... sì, per i miei due genitori. Due genitori. Anzi, mia mamma ha letto viola. E mio papà ha il letto nero, che gli piace questo colore, lui. Viola e nero. Perfetto. A loro due questi letti insieme al comodino, che è nero, ovviamente. Però dovremmo farlo anche della mamma nero. Sentite, raga. Ma sapete che faccio? Io lo allungo un pochino. Tanto qua... chi se ne frega, faccio qua, ci sta, dai, ci sta, non potete dire che non ci sta, non potete dire niente, dai, io non se ne è accorto nessuno di cosa ho fatto. Ora, da dove si entra, che sono uscito, entriamo da qua, che palle. Ok, rieccoci qua. Allora, letto per mia mamma qua, letto per mio papà qua. Quello per mio papà, che è nero, lo mettiamo qua. E quello che per mia mamma è viola, prendiamo quello viola. Se c'è, sì che c'è. C'è. Ok, perfetto, raga, è perfetto sta roba. E poi qua la scrivania di mio papà. Qua. Lo allunghiamo anche un po', tanto poi adesso aggiustiamo. Aggiustiamo subito. La roba la ripariamo. Non vi siete accorti di niente. Ovviamente però facciamo un taglio per rientrare. Anche qua. Oh, perfetto. Ci sta.
Ok, no, ci sta. Qua la scrivania per il mio papà. Allora, dobbiamo prendere. Quindi, dobbiamo prendere. Scusate, allora, dobbiamo prendere questo. Sì. Ovviamente poi qua mettiamo anche una roba di mia mamma. È tutto di mio papà. Scusate, però qua mi piace di più, quindi facciamo a così. Scusate. Ok. Così anche un po' di spazietto per mia mamma. Fatemi rientrare, ragazzi. Ok, anche un po' di spazietto per mia mamma. Qua è lo spazietto per mia mamma, per mio papà, e là lo spazietto per mia mamma. Dobbiamo prendere ovviamente le scale. Sempre di questo. E poi. Ok. E così va bene. E invece lo spazietto per mia mamma, qua gli mettiamo delle robe da leggere che a lei piace leggere. Questo qua. Leggio si chiama. Ok. Perfetto. Dai, ci sta. Ci sta, sì. E adesso dobbiamo fare così. Ok. Per dividere la stanza. Ok. Ok, adesso la porta. Perfetto, ragazzi, mi sta incominciando a piacere. Cioè, a me piace tutto questo. Allora, poi qua un altro corridoio, quindi prendiamo i tappetini. Ovviamente questo corridoio è per le scale, quindi dobbiamo prendere i tappetini. Questa volta rosa, che visto che mia mamma gli piace. Tanto è lei che sistema la casa, quindi mette i suoi tappetini rosa. Ok, scusate pure qua, tutto tappezzato di rosa, perfetto ragazzi, e adesso che dobbiamo fare? Il bagno, però no, il bagno, una mega cucina perché mia mamma piace cucinare, cioè non piace cucinare, però è brava, quindi mettiamo la fornace, la crafting table. E la crafting table. Poi per gli ospiti, capito? Gli metto anche il tavolo per gli ospiti. Anche così. Però il tavolo poi dove lo metto? Scusate. La cucina gliela facciamo qua. No, è brutto. Ok. Va bene anche così. Neanche più lunga. Ok, dai, ci sta un sacco. Qua gli metto le tre crafting table, anzi, fino qua. Qua, vabbè. E le casse, ragazzi, non gliele metto. Cioè, scusate, gliele metto perché non c'avevo voglia. Però le casse gliele metto qua. Lei gli servono perché mette un sacco di roba, quindi gliele tappezzo di casse. Anche due qua. E poi qua un'altra. Ragazzi, gliela tappezzo perché lei gli piace queste cose. Quindi adesso ragazzi, tavolo. Per gli ospiti, per loro, capito? No, magari non così. Anche un po' più piccolo di quello giù, perché poi. Anzi, no, possiamo anche farglielo gigante perché qua tanto non c'è l'entrata. Quindi lo facciamo da qua fino a qua. Ovviamente qua no. Ci sta. Ci potrebbe stare. Parabà.
pa. E ora gli devo mettere le scale, cioè, non le scale, quella, le sedie. Ovviamente agli angoli no. Agli angoli no. Perfetto. Ok ragazzi, abbiamo fatto anche qua. E adesso ragazzi ci occupiamo delle finestre, che magari se vi state nervosendo per le finestre, adesso gliele mettiamo. Allora, qua gli mettiamo la prima. Sì, poi le mettiamo anche al piano di sotto, ovviamente. Anche qua. Anche qui, direi anche qua perché è bellissimo. Ah, ma è figo. Che figata, direi. Viene da dire che figata. Wow. Ok. Qua una quadrata piccolina. Ovviamente anche in camera da letto. Qua perché c'è un buco. Vabbè, lo metto qua. Faccio poi una. Vabbè, per non essere proprio così. Ok. E poi qua anche una bella finestrella, cioè due belle finestrelle, qua e qua. E poi dove dormono pure. Perfetto! Raga, ok, ora dobbiamo fare il piano di sotto. Andiamo al piano di sotto, mettiamo anche una bella finestrella qua che si affaccia alla piscina. Perfetto. Poi. Un'altra finestrella pure qua. Ci sta. Anche qua. E pure qua. Anzi no, sì, qua pure. E pure qua per terra. Ok, anzi qua metto proprio così. Wow. Ok. E poi ragazzi, qua. Wow, sì, ragazzi. Così. Ok, ragazzi, spero che il video oggi vi sia piaciuto. Nel prossimo video vedrete la prossima struttura. La mia casa l'abbiamo finita. Vi faccio vedere com'è finita. Così, ragazzi, la mia casa l'abbiamo fatta. Spero che il video di oggi vi sia piaciuto e ciao!